Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Sono qui con un mio amico napoletano, quello che avete visto che avevamo fatto punizioni challenge tra Juventus e Napoli. Ciao a tutti. Diciamo, iniziamo una nuova rubrica sperando di essere costanti una volta al mese, facendo un po' un riassunto del mese. E niente, in questo video parleremo di cosa? De figa. Esatto, de figa. No, vabbè, comunque parleremo un po' di Higuain, perché ormai è l'argomento principale. Poi leggeremo qualche domanda che mi è venuta fuori, me l'avete scritta sotto è apparsa così da me l'avete scritta sotto il post che ho fatto in pagina Facebook. E niente, parleremo anche un po' dei calendari stilati venerdì e via. Bruno chiede: Dani, quanto sono affidabili i giornali scala 0 a 100? E quali saranno gli acquisti che secondo voi da questo momento in poi devono fare Juventus e Napoli? Inizi tu? Inizio io prima di te. Allora, affidabili da 0 a 100, da... dico 1. Perché siamo generosi. Esatto. Bargigia ha azzeccato incredibilmente quella di Higuain. Vabbè, comunque. E poi l'altra domanda era... Quali saranno gli acquisti che secondo voi da questo momento in poi devono fare Juve e Napoli? Vabbè, la Juve gli manca secondo me un centrocampista, nel caso in cui vada via Zaza ci vuole un sostituto, si parla di sto Gabigol che tutti dicono che è fenomeno, come se seguissero il campionato brasiliano sempre, comunque vabbè. E per quanto riguarda Napoli serve un post Higuain e soprattutto un qualcuno lì a centrocampo con i controcoglioni e con esperienza europea, secondo me. Poi anche un difensore non guasterebbe. Dico, principalmente, secondo me, di sicuro serve un attaccante. Perché con solamente Gabbiadini, che non è prima punta, non si può fare niente. Un buon terzino, che sappia fare possibilmente sia a destro che a sinistro. Un centrale e un centrocampista. Che si potrebbero fare se il nostro amato presidente tirasse fuori i soldi. ecco, vabbè. Ci stava questa frecciatina finale. Vabbè. Vai, beh, per amore del pappone, esatto. Per amore del pappone. Allora, Gaetano Pio Pappacena, che non è una battuta. Allora, Dani, se la Juve non avesse preso Higuain, chi avresti voluto avere? Io avrei provato a riprendere Morata, sicuramente. Poi se non arrivava Morata lo pigliavo in culo, perché comunque giocatori attaccanti così era impossibile prendersi, ecco. Quindi o Higuain o Morata. E invece per me, come sostituto di Higuain, chi vorrei? Allora, ci sono tanti nomi di attaccanti in questo momento che girano a Napoli, tra Icardi, Milik, Martinez, Lacazette, Bacca. Di questi qua, un attaccante che mi piacerebbe vedere a Napoli, sinceramente, è proprio Icardi. Icardi perché secondo me rispetto agli altri è molto più qualificato come attaccante. Per esempio Lacazette, bravo quanto vuoi, però i piedi non ne ha. Icardi è un po' più completo, ha piedi e tanta voglia di rifarsi, secondo me. Secondo me Icardi magari è bravo, però non è un vincente. Cioè, a voi serve diciamo una mentalità, uno che arrivi e sappia cosa vincere, cosa significa vincere. Ma secondo me Icardi si può rivalutare a Napoli. Secondo me sì, secondo me Icardi si può rivalutare a Napoli. Preferirei lui piuttosto che Aubameyang o Lacazette. Però per... Anche l'opzione Carlos Bacca, però, potrebbe stare. Per 55 milioni lo prenderesti Icardi? Ah no, sono un po' troppi però questi qua. Vedo già De Laurentiis che gli ho offerto 47 milioni, erano già un po' oltre, sì, esatto. Vedendo le ultime stagioni che ha fatto. Se avesse fatto una buona stagione anche quest'anno, 55 milioni sarebbero stati giusti, esatto. Secondo me. Giuseppe Costanzo, che non è Maurizio. Non è Maurizio. A entrambi, perché c'è tanto odio tra le due tifoserie? Finirà mai. Chiedetelo a loro, io non c'entro. Sinceramente, tutto sto odio verso la Juve. Io lo dico, a me la Juve non è che sta simpaticissima come squadra. Però non è che sto là a denigrare tutti i tifosi juventini. Se no, questo video con lui neanche l'avrei fatto. Non sarei amico suo e basta.
Ecco, io prima di tutto sono un tifoso del calcio e poi della squadra. Ovviamente tutti questi conflitti interni che ci sono tra Napoli e Juve o anche altre squadre ci stanno, ma fino a un certo punto, senza sforare il limite, diciamo. Esatto, no, sono d'accordo con lui anche perché comunque ci tengo a precisare che appunto se odiassi i napoletani a prescindere non sarei qui con lui, comunque alla fine i video che faccio ad esempio contro i napoletani nel web è semplicemente per rispondere ai testi di cazzo napoletani nel web, ma poi nella vita reale è un'altra cosa, ok, rispetto al web, tutto qua. Poi l'odio, ripeto, non sto qui a dire perché poi nascono polemiche sotto il video, non voglio. Però l'odio a parte i napoletani parte appunto da una cosa, poi gli umettini rispondono un'altra e non sarà mai finita questo discorso. Secondo me l'odio tra le due tifoserie non finirà. Anzi, sarà ancora peggio dopo questo Higuain. acquisto di Higuain. Christian Mulisch, Musli, chi vorresti al Napoli? A te. E a me chi vorrei della Della Juve. Juve e tu chi vorresti del Napoli? Il Allora, presidente non vale. del Napoli io sono sempre stato affascinato tra virgolette da Mertens, a me è piaciuto sempre Mertens, e poi vabbè, della Juve lui vorrei Higuaín. No, no, forse è l'ultimo che vorrei della Juve. Allora, sincero, no, della Juve ci sono tanti calciatori che secondo me sono tanto forti che vorrei vedere a Napoli. E uno fra tutti, magari non so, la difesa. Tutta la difesa. Consideri Higuaín un traditore? Guarda, se devo rispondere da Napoli, no, ma no, da Napoli, no, Dai, se rispondi. devo, secondo me sì, è un traditore, ma perché una cosa giusta ha detto De Laurentiis, secondo me. Chi va a ballare sotto la curva, a cantare la canzone, a abbassare la maglia, a dire di voler stare qua, e poi vedi che l'anno dopo va via, indipendentemente se è andato alla Juve, se andava al Carpi, al PSG. Secondo me uno che fa così è un traditore. Se poi va alla Juve è ancora peggio. A te, la Juve è tra le migliori quattro d'Europa? Assolutamente sì. Anche secondo me sì. Dopo questo mercato anche tra le prime tre, che se non cambio un E lo cazzo. dice un napoletano, Però anche tra le prime tre sì. Si è fatta una bella squadra, ora bisogna vedere se si amalgama il gruppo, eh? Esatto, diciamo. quello è il discorso. E per me, dove può arrivare il Napoli in Champions League? Allora, io spero di arrivare allo stadio almeno allo stadio, sì. No, dai, sinceramente, con qualche acquisto buono i gironi si superano tranquillamente. Perché vedere solamente che noi siamo arrivati agli ottavi, abbiamo vinto 3-0 col Chelsea, che c'avevamo Aronica e Contini in difesa, con uno che si chiama Gokhan Inler a centrocampo. Cioè, secondo me agli ottavi si può arrivare tranquillamente. Non mi sbilancio ancora di più perché poi Agli ottavi se arrivi secondo becchi una prima, lì è quello comincia. infatti. Magari arriva il Leicester prima e ce la giochiamo là. Carlo Dell'Olio scrive al tuo amico: che stagioni ti aspetti dal tuo Napoli? Che stagioni mi aspetto dal mio Napoli? Guarda, secondo me una stagione come questa qua potrebbe essere. Quella là è il base. È una cosa base la stagione come lo scorso anno. Non dobbiamo andare meno. Da là in più. Per esempio, un secondo posto in campionato e una Coppa Italia vinta, secondo me è una grande Correttissimo. stagione. Per questo lì anche alcuni che dicevano che lo scorso anno il nostro obiettivo era lo scudetto. Io sono sempre stato uno di quelli che ha detto che lo scorso anno bastava il secondo posto. La qualificazione è diretta in Champions. Poi c'è un testimone che lui da settembre dell'anno scorso mi diceva che la Juve vinceva lo scudetto, È quindi vero, è vero, è vero. Secondo me un bel secondo posto piazzato ci sta. Anche perché questa Juve qua è brutto dirlo da napoletano, però è forte. È forte. Ha fatto un grande mercato ed è forte, è chiaro. sulla carta, poi sul campo bisogna dimostrare. In generale, alla fine, senza calcolare giornata per giornata,
un po' il cammino del Napoli, cosa te ne pare, nel senso che è equilibrato È come. molto equilibrato il cammino del Napoli. Anche le verine Pescara, un po' Milan, Sassuolo, la Juve a metà Undicesimo, stagione, diciamo. ottavo, sì. No, è un buon campionato veramente. È un campionato molto equilibrato, almeno per il cammino del Napoli. Per loro, per noi abbiamo 4. Ma guarda, cioè io sinceramente sono stupido, però quella che temo di più è Sassuolo in casa nostra, perché la Fiorentina sì, è una buona squadra, però se giochi da Juventus in casa, qua non ha tante possibilità. Poi perdiamo 4-0, chi lo sa. Però poi contro la Lazio, Roma, la Lazio c'è un suicidio di massa a Roma, perché cazzo si stanno veramente buttando, perché Lotito è peggio di De Laurentiis a Roma, ecco. Sì, Quindi, è vero, quello sì. tralasciando questo, l'Inter ce l'abbiamo la quarta, a Milano, anche là è un rebus, non si sa che cazzo di squadra voglia fare il cinese, e Ozainda, Orzai da mezza Ozainda. carità, ad esempio, ha preso Tonelli e Zaccarini, buoni acquisti, buone riserve, Buone riserve, sì. ecco. Tonelli sostituire Albiol lo può fare, però passi da, non so, Caleona, Zaccherini, No, vabbè, ma secondo penso che lo metta a mezzala, già che... me, mezzala, Penso. comunque mezzale hai chi? Alan, Allan, Hamsik... porca troia, David Lopez, vecchio, no, David Lopez abbiamo. Davide Lopez lo vendi ora del 31 agosto, Però abbiamo più centrocampo. vedi, meglio giocare in 10 che con Davide Lopez, Ha ragione, è vero questa cosa. Higuaín non l'ho mai considerato un campione e non lo considero tuttora un campione. Io l'ho sempre considerato un grandissimo finalizzatore. Cioè lui con la squadra dietro, una mezza palla che ha la butta dentro. Però non è quello che se la squadra va male prende la palla, ti fa 30 metri e ti fa gol. Non è quel giocatore. Non è Non è Tevez. Tevez. Non è neanche Dybala. Cioè, secondo me. Poi io questi paragoni li facevo quando era la Juve, quando era Napoli, Higuaín, e tutti mi dicevano, dici perché Higuaín è del Napoli, no, lo dico tuttora. Higuaín non è Dybala. Higuaín è un grandissimo finalizzatore che con la squadra che abbiamo, se diciamo mantengo le promesse a questa squadra qui, questi giocatori, Higuaín va a nozze con questa squadra. Punto. Quindi che faccia poi 30 gol o 15, l'importante è che faccia gol decisivi nelle partite importanti. Dico, secondo me Quello Higuaín può crescere tanto alla Juve. Può imparare tanto alla Juve. è l'auspicio. Soprattutto il lavoro di squadra può imparare. Vabbè. Perché a Napoli era abituato che la squadra la giocava per lui, ma la Juve non è mai funzionato così. Cioè, o tu sei disposto al sacrificio, o non vai lontano la Juventus. Fa male quel giocatore che bacia la maglia, che canti sotto la curva, va via e va alla Juve. Però ha deciso così. Cosa possiamo fare noi? Secondo me Grava è stato la vera bandiera del Napoli. Dopo tutti quanti i giocatori, anche tornando indietro, ai vari Bruscolotti, insomma, Maradona, così. Grava è stato quello là, vero uomo, che quando stava in panchina, accettava la panchina, che quando andava in campo dava tutto per tutto, dalla Serie C alla Champions. Vi auguro buon proseguimento, sempre fino alla fine, forza Juventus. Cioè, e fateci sapere se volete. Al posto del video di 10-20 minuti, una live Una magari. live tra me e lui di un'oretta, mezz'ora, quello che sarà, Come insomma. volete voi, fateci sapere. Detto questo, io auguro buon campionato a Silvio e a Aspetta tutti i che mi tocca anche le napoletani. palle, qua che non si dà Esatto, la gufata tattica, esatto. prestazione ci sta sempre. Ecco. No, vabbè, comunque buon campionato a tutti e prima di tutto sempre vivo lo sport. E seconda cosa, forza Peppone Guerrazzurro. Salutiamo il nostro amico Ecco, Peppone. ciao Ciao Peppone, Peppone. ciao. Detto Sempre questo, fino alla fine, forza Juventus. e Juve merda. Napoli merda, ovviamente. Onesto, 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 sincero. onesto. Forza Napoli, ragazzi, continuate così. E dopo ti picchi. Vabbè, comunque, ciao a tutti. Sì. Ciao a tutti e forza Juve.